Pensavamo che Teletruria arrivasse sul tuo film di Natale. Beh, sai, c'era un momento in cui il mio personaggio va in televisione e allora in televisione a Arezzo deve andare per forza nella vostra emittente. Poi io sono io che ringrazio tramite voi anche Arezzo, perché è stata così gentile con noi a sopportare in qualche modo il carrozzone del cinema. E poi è una città meravigliosa, veramente metafisica, come ultimamente ha detto Fabio Fazio, perché è Poggio e Buche. Io l'avevo presentato, Poggio e Buche sembra detto male, sembra che ci siano delle buche in terra, è a alture e discesure, per cui anche mettendo la macchina da presa un po' ovunque c'hai delle prospettive importanti. E devo dire la verità, quell'omaggio all'inizio inconsapevole al film del grande Benigni La vita è bella è una delle migliori in che abbia fatto, perché quella piazza fantastica con ancora i gagliardetti della giostra del Saracino riempie insomma l'occhio. Una città da Oscar, lo sai, sì. È una città che ne ha già avute tante, perché a me l'importante sarebbe vincere l'Oscar da bagno, nel senso un bellissimo elettrodomestico per fare tante docce e ricordarvi con grande simpatia. Senti, questo personaggio di cinquantenne non solo non è immaturo, ma addirittura a questi giovani insegna in qualche modo come si risolve tutti i loro problemi, è una specie di fratello maggiore. Sì, mi piaceva proprio il fatto che quando io vado, come ho detto prima, in conferenza stampa a incontrare il pubblico delle università, gli chiacchiero del mio lavoro, vedo una grande energia, vedo questi ventenni che ti ascoltano con una luce fantastica negli occhi. Il fatto di mi verrebbe naturale poter continuare la serata a cena insieme, ma loro si avvicinano a me e riconoscendomi un'età che io non c'ho dentro, ma ce l'ho fuori, per cui c'ho più l'età dei loro genitori ormai, o di un loro fratello parecchio più maggiore. Per cui questa è l'idea del film, di una nostalgia struggente e poetica, se mi si passa il termine, da parte del mio personaggio, che gli piacerebbe, a chi è che a 50 anni non gli piacerebbe tornare per 10 giorni a quell'età meravigliosa dei 20 anni. Per cui scambia i suoi punti esclamativi, perché è uno risolto nella vita, coi punti interrogativi di questi ragazzi che invece alla vita si stanno approcciando, anche da adulti, perché uno a 20 anni non è un bambino, però studia, per cui ha la speranza, se non altro in questo momento, in quel momento dei 20 anni, che troverà il lavoro per il quale sta studiando, cosa che invece io non è che ho affrontato le dinamiche spesso e volentieri con il fiato corto di chi cerca lavoro, ma di chi sta studiando e di chi spera di trovare un lavoro per il quale ha studiato. Senti, con questo film, attraverso questo calendario, ti impegni ancora una volta per Cure to Children, hai scritto che tumore e bambino sono due cose che non si dovrebbero mai incontrare. Ho conosciuto loro personalmente, sono dei genitori che hanno trasformato la loro disperazione suprema, innaturale, bestiale di aver perso un bambino, l'hanno trasformata in energia, per cui solo questo ti dà la misura della serietà e della volontà e della forza. Ci sono tante fondazioni in Italia che non sanno quasi come gestire i fondi che gli arrivano, perché sono enormi, sono anche di grande statura morale. Poi ci sono delle fondazioni importanti nella maniera altrettanto chiara, ma che però fanno sempre fatica. Allora una di queste è Cure to Children, e laddove posso dargli una mano, ben venga insomma. Senti, un'altra domanda, ci sono un sacco di amici toscani non alla cui partecipazione il film deve tanto. Beh sì, c'è una bella armata di toscani, per questo anche. Sì, e per questo mi piaceva. No, c'è anche una coppia inedita di romani. Sai, nelle filiali delle banche spesso e volentieri non ci lavorano gli indigeni del posto, ma ci vengono da altre città. Per cui Marzocca e Battista fanno una coppia, sono Gianni e Pinotto della romanità, mi fanno impazzire, anche perché sono due attori che io
seguo molto da spettatore con grande piacere. Poi ci sono dei camei, mi è sembrato giusto fare un film che abbia una radice toscana importante e chiamare uno dei Babbi, che lei è Alessandro Benvenuti. Era anche un modo per rivedersi insieme dopo Zitta e Mosca, roba del 92, pensa te. E poi c'è Enzo Iachetti che mi ha minacciato, siccome c'è un'opera di Marco Lodola, quella luminosa che si vede, ed è molto amico dell'artista Lodola, mi ha detto: te la porto io se tu la vuoi mettere nel film, ma mi devi far fare qualcosa. Mi sembrava chiaro e meraviglioso fargli fare questo monsignore quasi bestemmiatore, al limite proprio del sacrilego, dove si è molto divertito e dove anche il pubblico, ho visto nelle proiezioni, si è arriso assai. Leo, un'ultima domanda, hai paura? Giovedì esce anche Lo Hobbit, ecco, questa rivalità come la vedi? Lo Hobbit, appena ha visto Lo Ceccherini, si è impaurito parecchio lui, perché voglio dire, se proprio allora si deve fare la gara della bruttezza che piace, il nostro Cecca è più forte, non arrivare solo su Belfagor. Allora, uscisse Belfagor, il famoso sceneggiato degli anni 70, quello batte tutti, ma Lo Hobbit a Lo Ceccherini gli fa una cosa, e ora non te lo posso dire perché c'è bambino alla televisione. Renzi, guarda, ma sì, ma speriamo, perché almeno noi a Firenze ce lo siamo tolti come concorrente, nel senso che è un comico eccezionale. Noi si fa degli spettacoli in teatro, durano un'ora e mezzo, quella alla Leopolda ha parlato 5 ore, dorme 2 ore a notte come Berlusconi vecchia maniera, cioè no, tieni il palco meglio che Dario Fo, Panariello e Benigni messi insieme, per cui meno male, se lo ritrombavano un'altra volta, c'è caso ci si ritrovava come concorrente, e quello non è che puoi chiamare Renzi e fargli fare una particina, quello può fare tutto, ma può fare anche il direttore della fotografia, le musiche e le 4 spagnole che arrivano, per cui meglio. Ha dichiarato in qualche modo in questo momento che lui, se vuoi fare un parallelo col cinema, se gli fanno fare, ce l'ha raccontato in tutte le salse, se gli fanno fare un film, gli viene un film alla Kubrick, tutte le promesse e le buone intenzioni che mette. Bene che diventi Presidente del Consiglio, così che questo film lo fanno fare e poi si va a vedere. Se ha raggiustato i condominio Italia, gli si dà un bacio in fronte, e se no gli si dà una pacchina tra capo e collo e si rimanda in regione o in provincia.